13 agosto 1968, fallisce l'attentato a Papadopoulos. Il poeta rivoluzionario greco Alexandros Panagoulis, insieme ai compagni del gruppo Resistenza, attenta alla vita del dittatore Georgios Papadopoulos, salito al potere con un colpo di stato militare nell'aprile dell'anno precedente. Alekos, così era chiamato, nato nel 1939 ad Atene, era il secondogenito di tre fratelli, tutti antifascisti e perseguitati dal regime. Dopo il fallimento dell'azione, l'auto blindata del dittatore venne solo danneggiata dall'esplosione, Panagoulis viene catturato e arrestato. Condotto nel famigerato palazzo dei servizi segreti del governo dei colonnelli, torturato per mesi, è sottoposto a un processo sommario che lo condanna a morte. Rinchiuso in quella che chiama la tomba, una cella di 2 metri per 3, è proprio allora che scrive i suoi poemi migliori, spesso sulle pareti o su pezzi di coperta, a volte con il suo stesso sangue. La sua liberazione, invocata dai giovani democratici di tutto il mondo, arriverà dopo 5 anni grazie ad un'amnistia. Panagoulis verrà in esilio in Italia e la sua storia farà innamorare la grande giornalista Oriana Fallaci. Battaglie di libertà e d'amore, raccontate nel libro Un uomo.